Bellezza, regina in passerella e sogni che ripartono da Spinea per trovare una nuova Miss Antenna 3 da consegnare alle cronache. Il popolare concorso, patrocinato dal nostro emittente, ha ricominciato il suo percorso e la prima tappa si è svolta in provincia di Venezia, a Spinea. Guardate che meraviglia! Gremito il palatenda che ha ospitato, nel contesto del carnevale spinetense, il concorso che celebra la bellezza e l'avvenenza delle nostre telespettatrici. Miss Carnevale Spinetense è stata proclamata un'emozionatissima Jessica Dalbò, 17 anni, di Mestrino. La ragazza ha vinto, seppur di un soffio, o meglio di un voto, sulle oltre 20 ragazzi in gara, provenienti un po' da tutto il Veneto, conquistando l'ambito titolo. La giovane studentessa si è così aggiudicata il passaggio diretto alla finale che i primi di settembre incoronerà la nuova Miss Antenna 3 per Miss Mondo Italia. A premiarla il presidente della Proloco, Massimo Franco, e l'assessore alle attività produttive del comune, Giampiero Chinellato, che ha presieduto la giuria che poi ha assegnato altri 8 titoli. Questi gli abbinamenti. Valentina Favaretto, Sport Girl. Deborah Manente, Cover Girl. Maria Vittoria Bagarella, Model Girl. Giada Favaretto, Talent Girl. Mariana Calcatinge, Beat Girl. Aurora Nicoletti, Miss Futura. Non poteva poi mancare l'elogio alle gambe più belle. La fascia di Miss Gambe in primo piano è stata così assegnata a Sara Kestrulovic. Alice Brunello si è invece imposta come Aesthetic Girl, riconoscimento che vale il secondo posto alle spalle della bella Jessica. E a Jessica Dalbò.